Ciao a tutti! Saluto tutti quanti i nostri followers! E adesso assemblo il metal detector d'Esergol, il cammello per Walter, che lo devo spedire. Qualcuno mi ha detto, per l'assemblaggio, questo è il number one original project. È composto naturalmente dalla centralina che volendo in questi due fori qui si potrebbe mettere anche a tracolla. Questo era il number one, il progetto number one, e si poteva smontare progetto Stefanone. Cosa ci vuole? Ci vuole le viti, il kit di installazione e montaggio, così lo vedete. La 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 rarlina. E naturalmente dopo lo proviamo e facciamo qualche test classico. Vedete? Adesso la nuova serie esce con le aste in carbonio. Questo lo assemblo a Mo serie original classic. Ecco, vedete, dopo viene così. Qui c'ho l'asta, quella classica con la maniglia, maniglione in gommone. E poi monto. E metto su le altre viti. Bisogna fare l'infilata fatte bene perché è tutto molto preciso. Sì, pure infilato bene. Uno. Adesso avanti con i carri. E due. Ci siamo.
tutto a posto. Ecco, poi c'è la l'asta intermedia. L'asta finale, tanto qui sapete già com'è tutto il discorso. Io direi quasi quasi. Beh, adesso vi faccio vedere com'è venuto bene. Vedete? Che spettacolo! Desert Gold Deck il cammello, inventato nel 2012 e pur da allora uno dei migliori metal detector ancora fra i più potenti del mercato. Speciale sistema EDS, ottimo per la ricerca monete, oro, perché ha un 14 kHz, elevatissima sensibilità, sapete già che viene di serie con la 12x12 bianca, che è un intermedio ad elevata sensibilità come la 9, ma potenza per entrazione anche per oggetti medio-grandi come la 13, oppure con la 11,5 classica, secondo come ci arrivano. Semplicissimo da usare, in automatico c'è da regolare solo due manopole. Adesso andiamo a fare il test. Andiamo a fare il test del metal detector, se è tutto a posto, e dopo lo spedisco a Walter. E allora, già che siamo qui, vi faccio vedere un po' il laboratorio elettronico. Tutti gli strumenti, ci sono strumenti che avevo già da un pezzo e ho gli strumenti nuovi. Praticamente strumenti nuovi mi sono arrivati così. Vedete anche il laboratorio dove sistemo gli apparecchi. Mi è arrivato questo bellissimo oscilloscopio palmare. Naturalmente l'ho fatto arrivare da Estremo Oriente, che costa quasi la metà rispetto a quello che costa qui in Italia. Questo è un 100 MHz, 500 millisecondi per divisione, doppia traccia. Poi vedete qui, cliccando, ha il touchpad sullo schermo, cliccando sullo schermo si vedono, si regolano tutte quante le portate delle misure. Poi mi è arrivato questo bellissimo generatore di frequenza universale. Che spettacolo! Dell'Owen, anche questo fatto arrivare direttamente da Estremo Oriente, perché ho prezzi sconti riservati da rivendita. E adesso lo vediamo anche che lo accendo. 9, 1 può selezionare, vedete, posso selezionare l'onda sinusoidale, l'onda quadra, triangolare, impulsi, disturbo e ondulata. Poi qui si può regolare la frequenza.
periodo. Vedete? Io qui c'è scritta la frequenza che è adesso impostata. Io posso andare nella regolazione 1, 0, 0, 0, vedete, tramite i comandi diretti oppure con la manopola. Poi scelgo se voglio fare megahertz, kilohertz, hertz, faccio hertz e praticamente ho messo sul valore a 1 kHz e la posso modificare, vedete? Anche con la manopola. Questo qui arriva fino a 70 MHz, è un bel strumento, è un bel strumentino. Poi ho preso l'alimentatore switching che fa 0-30 volt fino a 5 A. Poi c'è tutta la serie delle chiavi, la pistola, il fuoco caldo per dissaldare l'SMD, e questo è un bellissimo tester analogico della NICE, che addirittura fa la misura dei condensatori in scala diretta, sia elettrolitici che ceramici, senza fare delle proporzionalità alla scala. C'è proprio la scala preposta, vedete? Che spettacolo! E c'è addirittura il test transistori, transistor test. Questo invece è il classico oscilloscopio che avevo già. Qui c'è il nuovo multimetro a colori, che spettacolo, range automatico, vedi? E anche questo fa misurazione condensatori, frequenza, c'ha la termocoppia per misurare la temperatura in Faraday o gradi centigradi, c'è tutto, che spettacolo. Questa è la penna per controllo SMD, qui ci sono due misuratori di ESR meter per la qualità e dei condensatori, un mini generatore di frequenza portatile, altre attrezzature, e qua c'è l'IC tester nel quale io metto o un integrato analogico o digitale, lui fa il test, lo scopre e ne scrive anche il tipo e naturalmente se è buono, passed oppure not passed. Bene, allora adesso andiamo a provare. Questo lo posso spegnere. Andiamo a provare anche questo lo posso spegnere. Andiamo a provare anche il metal detector. Desert Gold, se è tutto a posto. E poi dopo lo spedisco a Walter. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.